remake del Corvo non uscirà, o meglio, ha subito un rinvio ufficiale. La nuova versione di uno dei personaggi più leggendari e popolari di sempre, infatti, non uscirà più al cinema il 7 giugno di quest'anno, ma il 23 agosto. Dopo un trailer che ha scosso abbastanza il web con elogi e critiche, siamo curiosi di vedere come sarà l'inedito Eric Draven di Bill Skarsgård. E voi cosa ne pensate? Andrete a vederlo? Oppure siete troppo legati al primo cult? Non dimenticatevi di seguirci per altre news. Quali sono i migliori film di Robert Downey Jr.? Oggi vediamo la mia top 5, ma non dimenticate di dirci nei commenti quali sono i vostri. Il primo è sicuramente Charlotte su Charlie Chaplin, pellicola del 1992 che ha fatto vedere al mondo il talento di Robert Downey Jr. e che pensate gli valso anche una candidatura all'Oscar. Il secondo film, o meglio personaggio, è quello di Iron Man, saga che sicuramente ha portato alla ribalta l'attore e che ha reso il personaggio Marvel un'icona. Terzo film che cito è Sherlock Holmes. Robert Downey l'ha reso suo e unico, creando così un personaggio sicuramente inedito e molto introspettivo. Quarto film che citiamo è Zodiac. Beh, cosa possiamo dire di questo film di David Fincher, che è sicuramente uno dei thriller più belli in assoluto. Se non l'avete visto, ve lo consiglio assolutamente. Ed infine Il ruolo della vita, quello in Oppenheimer. Robert Downey Jr., un po' come tutto il cast, è stato magistrale e la parte nel film finalmente gli è valsa l'Oscar. Ragazzi, non dimenticatevi di seguirci e dirci nei commenti quali sono i vostri film preferiti. Quali sono i 5 più grandi colossal che usciranno al cinema quest'anno? Andiamo a vederlo insieme, ma come sempre non dimenticatevi di seguirci per altre news e curiosità. L'8 maggio esce Il regno del pianeta delle scimmie, quarta pellicola del nuovo franchise con protagonista Frey Allan. Il 23 maggio invece esce al cinema Furiosa, prequel del famosissimo Mad Max con Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy. 24 luglio invece la data dell'unico e il solo Deadpool and Wolverine, film veramente attesissimo che vedrà appunto il ritorno di Hugh Jackman in panni di Wolverine. Il 2 ottobre esce anche Joker Folie à Deux. Il sequel di Joker è forse uno dei film più attesi dell'anno e con un'inedita Lady Gaga. Ed infine il 22 novembre uscirà Il Gladiatore 2, pellicola con Paul Mescal, Denzel Washington e tanti altri attori bravissimi, e che sarà un sequel appunto dell'iconico film del 2000. Ragazzi, diteci nei commenti quale andreste a vedere al cinema più volentieri e come sempre non dimenticatevi di seguirci.